del punto nascita si sono occupati in maniera maggiore proprio gli esponenti politici. Non ultimo stiamo vedendo insomma l'occupazione che sta avvenendo alla Casa Consiliare e siamo stati chiamati sul punto a rendere appunto una nostra collaborazione. E a questo punto abbiamo ritenuto opportuno dover agire più concretamente e abbiamo pensato di presentare un atto di intimazione direttamente al Presidente della Regione Abruzzo per far valere poi quelle che sarebbero eventuali responsabilità nell'eventualità in cui si dovesse chiudere il punto nascita. Il punto nascita è una questione importante che non va trascurata perché potrebbe essere anche la punta di un iceberg, perché per lo stesso principio per il quale viene chiuso un punto nascita può chiudersi anche tutta la struttura sanitaria. Non voglio creare allarmismo, però ci dobbiamo difendere anche da questa eventualità. Noi abbiamo pensato quindi a questo atto di intimazione, vogliamo far presente al Presidente della Regione Abruzzo che paghiamo le tasse, non possono essere tolti i servizi che attualmente già paghiamo. Abbiamo fatto una raccolta di firme per far sentire la nostra voce, la nostra opinione, che io ritengo che in un sistema democratico fondato sulla sovranità popolare non possa essere assolutamente trascurato. Quindi per quanto ci riguarda, in primis la Regione Abruzzo, in secondo luogo anche lo Stato italiano, sta trascurando la nostra voce, sta violando il principio della sovranità popolare, sta violando il principio della tutela dei diritti, in questo caso il diritto alla salute, il diritto alle cure, che non deve essere solo formalmente affermato come nella Costituzione, ma deve essere applicato, deve essere reso possibile, così come anche per la questione del Tribunale. Noi questi servizi ce li abbiamo, li stiamo pagando. Quei soldi che noi adesso continueremo a pagare per questi servizi, dove andranno?